Dirigente, oggi il primo Open Day per fare conoscere non solo l'offerta formativa del Danilo Dolci, ma nello specifico la struttura scolastica e i tre indirizzi ospitati dalla vostra struttura. Quali sono? Innanzitutto appunto l'agraria, che appunto alle mie spalle ci sono i ragazzi e c'è un piccolo assaggio, diciamo, di quello che loro fanno. L'agraria, che è l'indirizzo storico della scuola, che è stata fondata nel 1972 dal compianto Giovanni di Trapani e che con alterne vicende esiste ancora, è in forte ripresa, e ormai ci sono tre classi, la prima, la seconda, la terza, e quindi dobbiamo ripartire anche per l'anno prossimo con un'altra prima, in modo da rinforzare questo indirizzo che appunto rappresenta le radici della nostra scuola, un indirizzo che dà anche specialmente nel nostro territorio a vocazione agricola, dà anche un riscontro dal punto di vista lavorativo, che già con la qualifica i ragazzi possono cominciare a lavorare, possono fare addirittura la domanda, come ha detto, dell'azienda agraria, e col diploma possono, oltre che fare gli ITP nel loro indirizzo, quindi lavorare a scuola, chiaramente possono andare a lavorare nelle aziende agricole, nelle aziende olearie, nelle aziende vitivinicole, nelle cantine, di cui appunto il nostro territorio è molto ricco. Invece, per quanto riguarda gli altri indirizzi, abbiamo i servizi per la sanità e l'assistenza sociale, che diciamo è un indirizzo che ha una doppia valenza, una valenza educativo e un'altra valenza sanitario, perché da un lato si studiano psicologia, pedagogia, filosofia, dall'altro cultura medica, scienza e quant'altro, quindi i ragazzi sono preparati sia nel campo dell'educazione, quindi possono andare a fare gli educatori nelle ludoteche, anche nelle case famiglie e quant'altro, sia dal punto di vista sanitario, quindi possono andare a fare possono andare a lavorare nelle case di riposo, nelle strutture sanitarie, possono fare il corso OSS, per esempio c'è la novità che loro molto probabilmente saranno avvantaggiati nella partecipazione all'OSS, invece di fare 1000 ore ne faranno 420, invece di pagare 2600 euro ne pagano 1600, quindi c'è un vantaggio in più. E poi possono andare all'università, è sicuramente il nostro indirizzo che più di tutti ti permette di andare all'università sempre nei due rami, da un lato scienza della formazione primaria, scienza dell'educazione, anche storia e filosofia, dall'altro infermieristica e le altre materie sanitarie, addirittura pure in medicina. C'è una ragazza al momento che si sta preparando per entrare in medicina. E poi c'è l'indirizzo, diciamo, nostro, forse quello più conosciuto, che è l'alberghiero. Non dico niente sull'alberghiero, sappiamo bene come questo indirizzo è quello più ricercato sia dagli alunni ma anche dal mondo del lavoro. Tutti cercano camerieri, cuochi, operatori turistici, operatori del turismo, e noi a volte non riusciamo a rispondere a questa domanda. Quindi l'appello forte è all'iscrizione, in modo che io dico che forse in questo momento più di tutti gli altri possono venire incontro alle esigenze del turismo e del nostro territorio, proprio gli operatori enogastronomici e quelli di accoglienza turistica, ma il nostro territorio ne ha forte bisogno, e perciò invito tutti a compiere questi studi, a fare questa scelta. Poi intanto si può prendere un diploma, e poi se si vuole proseguire negli studi si può fare pure l'insegnante, l'ingegnere, qualsiasi cosa, però partire con un diploma è molto importante. Il Danilo Dolci offre i tre indirizzi presenti al diurno, anche al serale. Qual è l'offerta formativa del serale? La nostra scuola offre per il CPIA tre opportunità di scelta. Abbiamo l'alberghiero, così come al diurno, abbiamo l'agrario e anche i servizi sociosanitari. Il periodo di studio è quello di tre anni, che corrisponde ai 5 anni del diurno. Il primo periodo, che comprende primo e secondo anno, il secondo periodo, che comprende terzo e quarto, e il terzo periodo invece, che racchiude il quinto
quinto anno. A conclusione del secondo periodo è possibile conseguire la qualifica, così come a conclusione del terzo si ottiene il diploma, un diploma spendibile così come quello del diurno. I nostri alunni sono presenti in tutte le iniziative del Danilo Dolci, sono anche presenti oggi, operano nel territorio e offrono davvero una grande fonte di professionalità. Sono persone molto motivate che rivedono nella nostra scuola una seconda opportunità di vita. È davvero una scuola delle seconde opportunità, perché si crea un sistema familiare, ma anche un sistema di supporto all'istruzione continua. I nostri orari sono pomeridiani, vanno dalle 17.30 alle 21.40, prevedono anche qui dei laboratori pratici, così come all'alberghiero ma anche all'agrario, ai servizi sociosanitari, e permettono di acquisire tutte quelle che sono le competenze dell'ambito disciplinare.